Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Chiudiamo la settimana con una bella poracciata, visto che voglio lasciarvi con un bel video listone di tutti i giochi gratuiti disponibili al download per questo mese. Ottobre riserva infatti delle belle sorprese e con la next gen alle porte, l'idea di poter far respirare un po' il portafogli, continuando comunque a giocare, è una prospettiva piuttosto interessante e questa volta tutte le piattaforme hanno qualcosa da offrire, quindi sono sicuro che saranno veramente in pochi a rimanere a bocca asciutta. Come al solito vi aspetto nei commenti, fatemi sapere se avete intenzione di provare uno di questi titoli e soprattutto se ci sono altre offerte che secondo voi vale la pena segnalare. Prima di iniziare, mi raccomando, lasciate un like al video e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi consigli. Iniziamo! Doveroso aprire ricordandovi che Rocket League, il particolare ibrido tra un gioco di calcio e un racing game, ad opera di Psyonix, è diventato free to play su qualsiasi piattaforma esistente. Difficile pensare che qualcuno non sia a conoscenza di questa notizia bomba, anche perché dalla sua uscita nel 2015, Rocket League non ha fatto altro che collezionare recensioni positive e un incredibile successo di pubblico. Si tratta di un passaggio fondamentale nella storia del titolo, una mossa che non farà altro che ampliare a dismisura il bacino di utenti attivi. Che siate dei pro player interessati alla competizione eSport o semplicemente dei curiosi che vogliono avvicinarsi al titolo per la prima volta, non vi resta che scaricare Rocket League e gettarvi nell'arena. Andando un pochino più nello specifico, se avete un PC o una PS4, vi consiglio assolutamente di provare Genshin Impact. L'action JRPG, ad opera di miHoYo, ha attirato su di sé l'attenzione del pubblico già dal suo annuncio, a causa di una direzione artistica ispirata palesemente a The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Molti hanno parlato di plagio, ed effettivamente le similitudini non si fermano alla veste grafica. L'impostazione open world e le meccaniche di esplorazione sono fortemente ispirate al capolavoro targato Nintendo, caratteristica che ha fatto storcere il naso a molti. La verità è che, superato l'impatto iniziale, il gioco differisce radicalmente dalle avventure di Link, tanto nel gameplay quanto nell'impostazione narrativa. Il mio consiglio è di provarlo assolutamente, perché Genshin Impact rappresenta una novità assoluta all'interno del panorama videoludico. Non credo si sia mai visto un free-to-play così vasto e curato nella realizzazione. Non stiamo parlando del classico gioco indie low budget, ma di una produzione enorme che saprà stupirvi e coinvolgervi da subito. Certo, dovete apprezzare l'impostazione da anime pieno di fanservice e riuscire a tollerare la presenza degli spacchettamenti dei loot boxes, ma alla fine si parla sempre di un free to play. Quando è gratis, una prova non si nega mai. Inoltre, sempre su PS4, vi segnalo l'arrivo di alcuni titoli molto interessanti all'interno del catalogo PlayStation Now. Il servizio di per sé prevede un abbonamento mensile, ma potete sempre fare la prova gratuita di 7 giorni e poi annullare la vostra iscrizione. Potrete giocare così al bellissimo open world ad opera di Bend Studios, ovvero Days Gone, e dare una chance al remake di Medieval, lo storico action adventure apparso per la prima volta su PlayStation 1. Nulla in particolare da segnalare per l'ecosistema Xbox, ma poracci, fossi in voi, con un minimo investimento darei comunque una chance al Game Pass, che ancora una volta si conferma essere uno dei servizi più esplosivi disponibili sul mercato. Con l'inclusione del Gold potrete giocare gratuitamente a un divertente platform ambientato nell'antico Egitto che in pochi ricordano, Sphinx and the Cursed Mummy, e in più questo mese le aggiunte al catalogo del Game Pass vantano dei nomi da urlo. Si va dal recentissimo Doom Eternal, in attesa di un porting per Switch, passando per Brutal Legend, action adventure ispirato alla musica metal ad opera dei Double Fine, fino all'ottimo racing game Forza 7, senza contare poi tutti gli altri giochi già presenti. Insomma, poracci, per me quello del Game Pass è un investimento quasi obbligato se si vuole continuare a giocare tanto spendendo quasi nulla. Passando al PC, immancabile la capatina sull'Epic Game Store, che come consuetudine ogni settimana offre ben due titoli da riscattare gratuitamente. Mi sento di consigliare assolutamente Abzu, un viaggio onirico nelle profondità oceaniche. I più attenti di voi riscontreranno tantissime somiglianze con Journey, titolo che effettivamente condivide con Abzu gran parte del team creativo responsabile della produzione. Stavolta l'elemento predominante è l'acqua, ma la struttura di gioco rimane invariata rispetto al suo prequel spirituale. Si tratta di un'esperienza breve, narrata unicamente attraverso la potenza delle immagini che è in grado di evocare. Se siete in cerca di qualcosa di atipico e coinvolgente, Abzu potrebbe essere il gioco perfetto per passare questo weekend.
E ora sono sicuro che vi sorprenderò. Secondo me sono in pochissimi a conoscere l'offerta di un'altra piattaforma, ovvero Prime Gaming. Di sicuro saprete che potete collegare il vostro account Amazon Prime a quello Twitch per ottenere diversi vantaggi, tra cui quello di abbonarsi gratuitamente una volta al mese a un canale di vostro gradimento. El poro. Ma ora, così facendo, avrete accesso anche a tutti i vantaggi di Prime Gaming, tra cui spicca un catalogo di giochi gratuiti a dir poco basto. In questo periodo l'offerta comprende una quintalata di grandi classici SNK, dagli storici picchiaduro 2D a vere e proprie icone videoludiche come la serie di Metal Slug. Segnalo anche la presenza del recente Layers of Fear, un ottimo horror ad opera di Bloober Team. Dulcis in fundo, tocca alla nostra adorata Nintendo Switch. Se nei mesi scorsi al massimo si poteva parlare di Jump Rope Challenge, beh, ottobre è tutta un'altra storia. Il mese è stato inaugurato con la geniale rivisitazione in salsa Battle Royale del primo platform dedicato a Mario, Super Mario Bros. 35, che rielabora in modo intelligente quanto visto in Tetris 99, è un download obbligato per tutti i possessori di Nintendo Switch, soprattutto perché il gioco sarà disponibile fino al 31 marzo 2021, quindi vi consiglio di giocarlo finché ne avrete l'opportunità. Poi, dal 13 ottobre fino al 20, avremo 7 giorni per provare gratuitamente Overwatch su Switch. Per festeggiare un anno dall'approdo su console ibrida, Blizzard ha deciso di offrire un'intera settimana di accesso libero al titolo. Purtroppo non si tratta della migliore versione disponibile, ma resta comunque una gradita possibilità di approcciarsi, magari per la prima volta, al re degli hero shooter, il titolo che da solo è riuscito a popolarizzare il genere fino a farlo diventare un vero e proprio fenomeno mondiale. E poi dai, è gratis. In chiusura vi ricordo che c'è la demo gratuita di Pikmin 3 Deluxe sull'eShop. Non dura moltissimo, ma oltre a garantire dei bonus in game a chi la concluderà e deciderà di acquistare il gioco completo, secondo me è un ottimo banco di prova per conoscere questa serie ingiustamente sottovalutata da molti giocatori. Potrete prendere confidenza con l'impianto generale del gioco, affrontando le fasi iniziali del titolo e inoltre, se già lo avete provato su Wii U, potrete farvi un'idea in prima persona se le varie modifiche apportate giustifichino il prezzo pieno della versione deluxe. Io questi giorni l'ho portata in live e devo dirvi che la demo non ha fatto altro che confermare le ottime impressioni del recente Treehouse. Insomma, Pikmin per me è un acquisto da fare a occhi chiusi. E questi erano tutti i consigli poracci del Poro per voi poracci. Chiaro, no? Vi aspetto nei commenti e come al solito lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Gratis, Michele Free, ciao!